La Lega. Un anno è bastato, cazzo, un anno, così poco per mandare tutto a puttane. 89, nasce la Lega e voi del sud eravate i terroni di merda. Com'è avvenuto? Non so se l'avete capito, ma in poche parole faccio il cazzo che mi pare. 2016, feci un video dove avevo definito la vittoria di Trump e la questione della Brexit l'inizio della fine. Diciamo una sorta di apertura delle porte al nazionalismo bigotto, quello un po' spicciolo, e all'isolazionismo. Avevo ricevuto parecchi insulti e critiche per quel piccolo intervento. Mi ricordo che avevo tipo perso 2000 iscritti in 2 giorni. Wow, meraviglioso. Li perderò anche in questa occasione. È normale. Però sono una persona libera e mi va di dire il cazzo che mi pare, soprattutto nel mio spazio. Quindi, 2019, elezioni europee, come siamo messi? Hanno praticamente sfondato nei loro rispettivi paesi. Odio avere sempre ragione. Ok, so cosa state pensando, ma in queste elezioni europee i sovranisti non è che sono arrivati così in alto. Lo so, però queste elezioni europee ci sono servite per capire anche come si muove l'elettorato all'interno di ogni paese. Per quelle che sono le mie idee, la situazione non è del tutto rosea. Cerchiamo di andare con ordine. Ok, ammettiamolo, Salvini protagonista indiscusso. Nonostante io non condivido nulla di questo personaggio, né le sue idee né le sue scelte, devo ammetterlo, è stato bravo. È stato fenomenale. Ha praticamente asfaltato tutti. Un vero politico che ha sfruttato ogni mezzo per poter arrivare lì dove è arrivato adesso. Ne esce vittorioso in tutti i sensi, 34%, primo partito italiano. Wow. Seguito poi dal Partito Democratico che arriva a un quasi 23%, e qui voglio aprire una parentesi, il buon Zingaretti durante un'intervista se ne esce con una classica frase che non ho mai sentito dire da un capogruppo di un partito di sinistra, per motivare l'ennesimo insuccesso. E diciamo che questo è un buon punto per ripartire. Basta con sta cosa, avete preso il 4% in più rispetto all'anno scorso. Diciamo che io non andrei neanche a gioire di questa cosa. Perché è dovuto all'insuccesso di un altro partito. Ex elettori pentastellati che l'anno scorso hanno dato il voto ai 5 Stelle, diciamo che hanno avuto un reflusso di coscienza. Io me ne starei zitto, ok? Zitto. E i grillini l'anno scorso ve li ricordate? Che festeggiavano la loro vittoria. Finalmente l'arrivo del governo del cambiamento. Ah! Un misero 17%. Grazie Gigino. Grazie di tutto. Collasso anche di Berlusconi e una leggera crescita della Meloni. Ma torniamo ai meravigliosi grillini. L'avevo anche previsto qualche settimana fa con questa vignetta. Perché anche il nostro Gigino è ineluttabile. Però a questo punto Salvini non dovrebbe neanche più ringraziare i 6 santi patroni d'Europa e la Madonnina. Dovrebbe baciare il terreno calpestato dall'inutile Gigino. Il nostro amico ex bibitaro del San Paolo non avrà abolito la povertà, però ha fatto di tutto, veramente si è impegnato fino in fondo a far crescere l'elettorato della Lega. Guardate che non è semplice, eh? Ma non è solo grazie a lui. Anche il resto del Sud Italia. Ci arriveremo, piano. Cazzo, non me ne rendo conto, è passato un anno. Sì, un anno fa hanno fondato il governo del cambiamento. Che a quanto pare la parola cambiamento sta per, in giro di un anno, vi faremo cambiare idea su un movimento. Un anno, così poco per mandare tutto a puttane. Un anno per far fare il cazzo che gli pare al capitano. E ricordiamo anche quando l'avete assolto per quanto riguarda la questione della 18. Sì. In cambio poi di cosa? Di una revisione del progetto della TAV? Ne valsa la pena? Ah, beh, ora che la Lega è il primo partito italiano, beh, diciamo che Salvini ha già detto la sua. Il governo rimarrà solido, continueremo a lavorare con gli amici dei 5 Stelle. Ma, da oggi in poi ci sarà sempre un ma, eh? Ci metteremo da subito al lavoro sulle grandi opere. Non so se l'avete capito, ma in poche parole faccio il cazzo che mi pare. No, ma grazie Gigino, grazie! Come ho detto in un precedente video, Salvini è a capo di un partito
ex secessionista che fino a ieri voleva impalarli i meridionali. Si allea con un partito guidato da un napoletano, votato prevalentemente nel sud, e non solo, indirettamente, senza volerlo, è riuscito a portare alla gloria il capo di un partito ex secessionista che gli voleva impalare i terroni. C'è qualcosa di strano in tutto questo. Guardando i risultati di queste elezioni, si capisce che il sud in generale è affetto da una strana forma di Alzheimer. Capisco il nord, dove ad esempio in Veneto c'è un cittadino su quattro che vota Salvini e due su quattro non votano per niente e uno su quattro voterà tutt'altro, ma voi del sud... che problemi avete? Nonostante i 5 Stelle sono ancora il primo partito nel sud Italia, la Lega... No, ragazzi, attenzione. La Lega è riuscita a superare il 20% in tutte le regioni del Sud Italia. Ragazzi, non è l'anteprima di una puntata di Black Mirror della quinta stagione. Credetemi, è la vita reale. Cazzo, ma che sta succedendo? Perché? Spiegatemi perché. Forse perché siete talmente fedeli a Gigino Di Maio che alla fine volete plasmare le sue gesta. Cioè, aiutare Salvini ad arrivare in alto. Ditemelo, ditemi che è questo il motivo. Voglio aiutarvi a ricordare, voglio fare un recap. Sono passati 30 anni da quando è nata la Lega, ok? 89, nasce la Lega e voi del sud eravate i terroni di merda. Pian pianino le cose si sono evolute e vi siete trasformati in terun delle bale. Perché i leghisti la prima volta che si sono alleati con Berlusconi cercavano un pochino di soffocare la loro rabbia e se lo dicevano tra di loro, no? Questo è terun delle bale, no? Avete capito? Poi pian pianino siete diventati Terun e basta, ma detto in modo dispregiativo, Terun, mi piace? Andando avanti, arrivando ai primi anni 2000, siete diventati meridionali. Il meridione, i meridionali, vi siete trasformati in popolo del mezzogiorno, cittadini del sud Italia e arrivando ai giorni nostri, 2019, siete diventati elettori leghisti. Ditemi questo passaggio come è avvenuto. Voglio capire come cazzo è avvenuto questo passaggio. C'è un buco di trama. Che cos'è? L'hanno scritta i sceneggiatori di Game of Thrones, cazzo sta cosa. Cosa è successo? Ditemelo. Voglio capire da quando. Come è avvenuto? Ok, lo capisco. Ci sono nuovi nemici da combattere. I migranti. I nuovi terroni. Siete stati rimpiazzati. Siate contenti di questa cosa. E continuate ad essere fieri del vostro capitano. Bravi. Il simbolo di queste europee non è questa foto. Ok? A parte... Notate anche lo sfondo. C'è di tutto. C'è anche un libro dedicato ad Himmler. Putin, Trump, ha un po' le idee confuse. Il simbolo di queste elezioni dovrebbe essere questa foto. Già. Grazie terroni di merda. Questo dovrebbe dire Salvini. Grazie terroni di merda. Ci vediamo alla prossima.